Giorgio Borghetti, vedo che sta per essere intervistato, quindi passiamogli la linea, dai. Loredana, ti passo la linea, un bacione. Ciao Lori. Ciao. Eccoci, grazie. Infatti sono in compagnia di Giorgio Borghetti che ha appena giocato. L'anno scorso ricordo che ha portato a casa una bella coppa e quest'anno? E quest'anno ne porteremo un'altra, le mettiamo in bacheca insieme a tutte quelle che ogni anno si prendono qui al Vipmaster, che è un'occasione per stare insieme, per divertirsi e incontrare delle persone, amici che per vicissitudini lavorative magari durante l'anno non riusciamo a vedere. E alla 28esima edizione del Vipmaster di Milano Marittima abbiamo Andrea Roncato. E si è visto che è Andrea ed è anche Roncato, che è affezionatissimo a questa manifestazione. Come mai, Andrea? Cosa c'è qua di bello? Tu. Oltre a me. C'è il fatto che c'è il pubblico vicino a noi, quindi si fa sentire il suo calore, il fatto che ci divertiamo, il fatto di essere a Milano Marittima, che è una zona che io amo moltissimo, quindi mi sembra sufficiente. Senti, questa sera che cosa hai fatto? Hai vinto? Hai perso? No, ci portiamo a casa, devi ancora giocare. Pronostici? Sconfitta. Sconfitta per te o sconfitta per chi? Per me. Perché? Ma perché sono una sega. Ah sì? E come mai? Non ti sei preparato? Non hai fatto i compiti a casa? No, non mi va di fare niente. Non ti va di fare niente? Ma allora, come mai sei qua? Cavalettista da primo. Così, beh, non sapevi cosa fare. A 360 gradi e ora proprio. Che mi regalano un televisore. Chiedo all'operatore nuovamente, esatto, gentilmente, di dare lustro anche al pubblico, che comunque è importantissimo. Perché al sono migliaia le persone che nelle varie edizioni hanno raggiunto il circolo del tennis. Ha già giocato. Sì. Vedi che sono tutto bagnato di sudore, è già la seconda partita che faccio. Com'è andata? Uno vinto e uno perso, l'importante è partecipare. Ha partecipato, siamo contenti di questo e tra poco ti raggiungerà in studio, esatto, anche lui. Però mi piacerebbe una volta vincere, ecco. Dai, chissà mai che questa sera sia la serata della vittoria. Guarda che io ho già finito, perché adesso sono arrivati gli altri. Noi veniamo qua, giochiamo i primi momenti, poi via. Perfetto, ok, ti ripasso la linea. Do un bacio anche a lei. Allora, grazie Loredana. Ci parli anche dei tuoi progetti, perché tu fai veramente tantissime cose. Sì, sono una DJ, produttrice musicale di video. Attualmente sono appena uscita con un disco che potete trovare su iTunes, che si chiama Disco Mykonos, in collaborazione con Sasa Mykonos e Dual Size, che sono due giovani talenti pesaresi. E quindi in questo momento sono proprio in una fase di promozione del disco, perché... Io ho conosciuto Mario Baldassare, che è l'organizzatore qui di Milano Marittima, in un programma di Piero Chiambrezzi, si chiamava Fenomeni, quindi stiamo parlando di ero grasso, ero magro, non mi ricordo, comunque 15 anni fa, e da allora tutte le estate vengo qua sperando, cercando di non fare butte figure. Io nel mio background ho qualche anno da ragazzo al Centro Federale Tennis di Pieve Pelago, provincia di Modena, giocavo a tennis con Panatta, o meglio Panatta giocava tennis nel campo di fianco, però ho imparato anche da lui. E hai già giocato? No, devo ancora giocare, ho giocato ieri con Raspelli e veramente non è capace a giocare a tennis. Devo andare a giocare? Assolutamente, vai, corri! Dopo. Com'è andata questa sera, Andrea? Non lo so, io ho vinto, però ho guardato Brooke, cioè gli unici occhi erano per Brooke. Anche suoi, sì. Ma gli occhi di tutto il pubblico, mi sa. No, io devo dirti, una donna di alta classe, di alta categoria, si vede che c'è qualcosa in più, tutto lì. C'è... Anche tu comunque non ti puoi lamentare. No, non mi lamento, no, grazie Andrea. Senti, ma la partita più difficile che tu hai giocato nel corso della tua vita, qual è? Quando mi sono sposato. Ok, puoi affermare di averla vinta o persa? La prima l'ho persa, la seconda per adesso sto vincendo, speriamo che vada avanti così. Quindi manteniamo alta la bandiera. Certo, la bandiera sempre alta. Adesso io vi devo lasciare, perché comunque siamo in conclusione della serata. Sei venuta a venire qua e stai qua. Adesso come la mettiamo? Chiedo alla regia. Mi senti? Alla regia, sì. Noi ce la teniamo qua. Eccoli. Dovete andare avanti fino a domani mattina. Tu non lo sapevi, ma parla anche di San Francesco. Quindi Antonio, ci sentiamo un po' San Francesco, ci sentiamo un po' santi? Perché no? Io siccome avevo previsto
la pace tra le Coree e l'incontro tra Trump e Kim sia avverato. In bocca al lupo. Crepa il lupo. Crepa, crepa ci piace. Viva il lupo. Crepi. Crepi il lupo. Crepi. Crepi il lupo. Quindi il nostro in bocca al lupo per questi tuoi progetti, per il VIP Master. Salutiamo il pubblico. Tutti voi. Un bacione. Ciao. Per voi, dai.